pace e speranza a questo momento difficile, di grande prova. Si vede tante persone sono impaurite, scoraggiate, preoccupate, allarmate. È vero che questo momento di epidemia del virus si sta mettendo a dura prova, ma coraggio, dobbiamo andare avanti, affrontare questa emergenza, questo momento difficile, e insieme, da questa terra che è la nazione dell'Italia, la terra delle nazioni d'Europa, di tutto il mondo, di tutte le nazioni, le terre del mondo. La prova è forte, ma insieme e solidali a chi in questo momento è in prima linea, come tutto l'impegno della sanità, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, vicino anche alle istituzioni, vicino a tutte le istituzioni, in particolare i comuni, le regioni, il capo di Stato, dei sindaci, il presidente delle regioni, il capo di Stato, tutti i capi di Stato, in questo momento anche in prima linea, le forze dell'ordine, i prefetti, le questure, tutti veramente vicino, e anche alle famiglie che in questo momento si sentono bloccate, chiuse anche in casa, ad ogni papà, ogni mamma, ai bambini, ai giovani, giovani che amano tanto la libertà, ma vicino a loro che in questo momento vivano una libertà interiore e non si scoraggiano, perché loro sono la speranza, il futuro, la speranza. Loro dovranno migliorare questa umanità. Ecco, insieme anche gli operatori, come ecco, che affrontano la Croce Rossa, i pompieri, anche la Protezione Civile, le associazioni, le Caritas, Banco Alimentare, tutti, anche vicino a loro, ma anche a quelli che lavorano per sostenere la nazione, l'Italia, del mondo, di tutto il mondo, vicino anche a quelli che in questo momento non possono lavorare, stanno lavorando, vicino anche a loro, e vicino anche a tutte le religioni, ai cristiani, vicino anche, e in ascolto mettiamoci anche al conforto che dà Papa Francesco, questo Papa, anche i vescovi, ma anche alle preghiere dei fratelli musulmani, dei fratelli israeliti, tutte le varie religioni, anche chi non è nella religione, ma insieme, perché possiamo fare ognuno la nostra parte, ma per costruire insieme un mondo migliore, più giusto, più umano. Questo è il messaggio forte, ecco, che sento donare con tutto il cuore. E allora rispondiamo con la preghiera, con le opere buone. Attenzione, perché vicino a quelli che sono ancora per strada, abbandonati, ma vicino anche, ecco, agli ammalati, ai disabili, agli anziani, in questo momento soprattutto agli appestati, che ha avuto, che ha contratto il virus, chi ci ha lasciato, chi è morto, ma vicino anche agli emigranti, ai profughi, tutti i profughi, gli emigranti, gli immigrati, vicino anche a loro, anche ai carcerati e anche tutti quelli che, ecco, possano veramente trovare la forza per rialzarsi, e tutti insieme dobbiamo trovare questa forza per rialzarci, che ha perso la fiducia, la speranza, insieme. Pace e speranza a voi tutti, fratelli e sorelle.